meditando un addominale fatto con gli elastici, perché a volte basta un po' di fantasia e usare un elastico agganciato come l'ho agganciato io. O l'agganci sotto dei mobili, ovviamente resistenti, se no butti giù tutto, o al parco dove ci sono le basi, per esempio dei giochi dei bambini, oppure ci sono dei punti dove hanno montato delle strutture per fare, per esempio, le trazioni, per farci lo stretching. Magari ti porti un tappetino di quelli portatili, no? Che l'elastico di un tappetino è facile da portare, ti metti sdraiato e fai tutta una gamma di esercizi per gli addominali, sempre della serie tutto 3x20. Ogni angolo che faccio lo fai sempre, lo ripeti, lo ti alleni sempre con la metodica 3x20, e per di più con i tempi di recupero molto limitati, in modo che così stimoli bene la parete addominale, i fianchi, i muscoli trasversi, e piano piano riesci ad avere un certo risultato, fermo restando sempre ovviamente l'alimentazione. Consiglio che do sempre, dico: mangia tutto e mangia poco, quella è la cosa migliore. Poi se avete problematiche, chiaramente sentite un esperto. Allora, addominali fatti con l'elastico agganciato. Ad esempio, prendi aria, soffi, prendi aria, soffi, come se fosse un sovraccarico per gli addominali. Lo puoi fare anche a un braccio solo, ti appoggi, quindi così lavori un po' più di traverso, non solo il retto addominale, ma cominci a coinvolgere anche gli obliqui e i trasversi. Ad esempio è anche simpatico alternare. Varianti. Con l'impugnatura più larga e pedalando. Con le gambe alte come se avessi una piastra, un peso tipo pullover, e anche sul fianco, cambi l'impugnatura e altra variante, le gambe sono ferme, fai leva sul gomito, altrimenti l'altra variante è tutto 3 serie da 20, ti garantisco, fatto così, senza tempi di recupero, sempre tutto 30-20, è fatto tutti i giorni, ti dà un ottimo risultato. Ciao, buon allenamento!